giorni dopo la trasferta ad Alessandria, dopo la vittoria ad Alessandria, che tasti ha toccato per mantenere alto il livello di concentrazione nel gruppo e far sì che, insomma, non dico si possa sottovalutare l'impegno casalingo, ma si possa pensare che sia una qualificazione in discesa. No, ci mancherebbe, la partita apertissima, può succedere di tutto, conosciamo il calcio e d'altronde ci troviamo di fronte anche a una squadra valida, una squadra che può mettere e ha messo in difficoltà chiunque, quindi dobbiamo stare super concentrati perché è come se rigiocassimo da capo la partita senza badare al risultato che è stato, perché dobbiamo mettere dentro il massimo dell'impegno e della concentrazione. Ecco, andando a rivedere allora la partita d'andata, a prescindere dal problema della finalizzazione, oltre alle clamorose occasioni, insomma anche altre situazioni, in che cosa spera che il Padova migliori rispetto ai primi 90 minuti? L'allenatore si aspetta sempre miglioramenti sotto qualsiasi punto di vista, quindi è normale che gradirei vedere meno contropiedi, meno ripartenze, più qualità, più convinzione sotto porta, quindi sono tanti gli aspetti su cui bisogna migliorare, ma non bisogna vedere solo le cose negative, bisogna vedere le cose positive. Mi aspetto che la squadra continui questa crescita, soprattutto di sofferenza, di stare sul pezzo, di saper soffrire nei momenti di difficoltà e saper colpire anche nei momenti opportuni. Ci vuole anche una buona condizione, ci vuole anche una buona salute fisica. Gli infortunati di Elenis, di Fulco, Ronaldo in particolar modo, come stanno? Saranno della gara? No, guardate, con me gioca sempre chi sta al 100%. Io preferisco sempre avere un giocatore che sta bene rispetto a un giocatore che ti può dare di meno. Poi li conosco bene, i miei polli. Non scherzo, però è un gioco, si deve correre, bisogna star bene. Quindi siccome la qualità della rosa è alta, ti sta bene il gioco. Alla città, allo stadio, si sente di chiedere qualcosa alla vigilia di questa partita? No, io penso che sia un obiettivo, stiamo cercando di raggiungere un obiettivo comune, non è un obiettivo del Padova Calcio, è un obiettivo di tutti, della Padova Sportiva, ma non solo, perché comunque essere in categorie importanti riguarda tutto il tessuto sociale, quindi è normale che ci deve essere un interesse attorno al Padova Calcio. In questo momento siamo in lotta per il nostro obiettivo, cercheremo di fare il massimo e è ovvio che più tifosi ci sono, più alto è il sostegno e più la carica agonistica cresce, quindi è normale che ci si aspetta un grande appoggio da parte dei nostri tifosi, ma non tanto i tifosi che vengono sempre, che quelli sono sempre stati, ma un po' di tutti, ecco. Senti, questa squadra l'ha dimostrato anche in campionato, non è capace di gestire un vantaggio all'inizio, nel senso, non fraintendermi, nel senso di una situazione positiva come quella che si è creata dopo Alessandria. Quindi dal punto di vista, secondo te, della mentalità e della tattica, Padova che ti aspetti domani è quello che ti aspettavi anche ad Alessandria, oppure pensi che qualcuno possa fare sia calcolatore e magari gestisca in funzione anche del primo tempo il vantaggio, che hai tre risultati a favore, insomma. Ma io credo che non bisogna gestire un risultato, bisogna gestire i momenti della gara. L'ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto. Le squadre mature sono quelle che, a seconda di quello che propone la partita, risponde in maniera giusta. Quindi, come è successo ad Alessandria, ma anche in altre partite, ci sono momenti in cui si soffre, momenti in cui si attacca, i momenti in cui bisogna correre indietro bisogna correre in avanti. Quindi bisogna stare concentrati a saper rispondere minuto dopo minuto a quello che ti porta la partita, perché poi davanti c'è un avversario, noi non è che abbiamo la bacchetta magica per definire quello che succederà durante la partita, ci sono gare in cui l'avversario parte più forte, altre in cui parti più forte di tu, quindi devi essere pronto a reagire immediatamente a quelle che sono le difficoltà, non va gestito un risultato in termini assoluto, in termini assoluti perché noi dobbiamo pensare a portare a termine una partita e se fai gol sei più vicino all'obiettivo, però allo stesso modo non è che ti puoi sbilanciare o devi fare una partita intelligente. Il che significa avere anche quel più
coraggio, quel maggior coraggio che tu hai praticamente fatto rilevare alla fine della partita di Alessandra, cioè hai detto bene la stazionale, però voglio un po' più coraggio da parte dei miei. In effetti le occasioni ci sono state, si poteva anche chiudere la prima della partita. Sì, un po' più di coraggio nel concludere, di prendersi la responsabilità di tirare anche da lontano, sono cose che sono importanti, perché poi può succedere di tutto. Quando fai un tiro ci può essere una deviazione, ci può essere una respinta sbagliata, ci può essere di tutto, quindi io credo che sotto il punto di vista del coraggio questa squadra stia crescendo, perché cerca sempre comunque di giocare a calcio, e a volte riesce di più, a volte riesce di meno, perché ci sono anche gli avversari, ma sotto questo punto di vista siamo cresciuti molto. Adesso dobbiamo crescere sotto il profilo della convinzione e nella cattiveria di ricercare il gol con più furore agonistico, ecco. Alla fine puoi contare sulla stessa rosa di Alessandria? Cioè quello è il gruppo su cui puoi contare? Sì, sì, il gruppo è quello. È possibile che magari Ronaldo possa essere convocato, possa essere in panchina, certamente non può giocare dall'inizio, però è già una cosa positiva portarlo, e quindi pian piano speriamo di recuperare tutti. Succede. Domani fate un po' di risveglio come al solito, visto che poi giocando la sera, sì, la giornata, sì, è lunga. Sì, 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 ma più che altro per me, non lo so, vediamo. Poi sicuro che facciamo una passeggiata sotto l'albero. Non è che. L'importante è che non stanno sdraiati a letto.